Ora diciamo la decisione passa alla commissione istruzione, alla settima commissione. Noi abbiamo dato un parere, chiaramente questo è un problema che deve essere risolto per tanti motivi, soprattutto per dare il giusto compenso a chi è rimasto tagliato fuori, ma anche per porre fine a un'enorme emorragia di denaro causato da tutte le cause pendenti che regolarmente lo Stato perde, perché questi erano diritti che devono essere garantiti e tutelati. La senatrice Emanuela Granaiola, segretario della Commissione Sanità, conferma che l'iter del disegno di legge numero 2400 prosegue spedito, al punto che entro marzo si avvierà l'approvazione in Senato. Le parole dell'esponente del Partito Democratico rivelano la volontà di maggioranza e governo di arrivare ad una soluzione rapida e definitiva del contenzioso tra lo Stato e i medici che si trascina da anni. Una lunga vertenza scandita da sentenze ormai tutte a favore dei ricorrenti, con enorme dispendio di risorse per i rimborsi delle borse di studio, non corrisposte o corrisposte in maniera parziale a quanti si sono specializzati tra il 1978 e il 2006. Le dichiarazioni della senatrice Granaiola sono giunte a margine del convegno sulle malattie croniche infiammatorie dell'intestino, in cui è stata presentata la Fondazione Amici Italia Onlus. Questa fondazione, che è stata fortemente voluta dalle associazioni dei pazienti, perché queste malattie per chi ne è affetto costituiscono un vero e proprio problema sociale. Si tratta delle malattie croniche intestinali, quindi la colite ulcerosa, il morbo di Crohn e altre malattie infiammatorie dell'intestino. Purtroppo ancora a livello di cura le cure non hanno fatto enormi progressi, quindi contiamo molto sulla ricerca. È una fondazione che può investire sulla ricerca, è sicuramente importante e molto attesa anche da tutti i pazienti. Insieme alla ricerca, un ruolo fondamentale è quello della formazione e dell'aggiornamento ECM degli operatori sanitari. Sicuramente questo è importante anche che circolino le buone pratiche, che i medici si mettano in collegamento, perché sicuramente lo scambio di informazioni e una formazione maggiore può aiutare sicuramente un percorso migliore anche per la ricerca di cure più appropriate e più efficaci per queste malattie che, ripeto, creano per chi ne è affetto un grave problema sociale e tra l'altro anche un grandissimo costo per il sistema sanitario nazionale.